Buongiorno, io sono Davide Valentini, titolare della Valentini Antonio SRL, anzi figlio del titolare perché mio padre è ancora qui presente che lavora tutti i giorni, anche più di me. Noi, sempre operativo. Noi siamo una ditta che costruisce attrezzi agricoli, frese, erpici per preparazione di letto di semina, macchine per macinare la roccia, sassi e asfalti e le forestali per macinare ceppi, ramaglia, tutto quanto quello che si trova sotto il suolo del terreno praticamente. E dove è ubicata Sciovantini l'azienda? Noi siamo a Campo San Piero, in provincia di Padova, siamo praticamente tra le province di Treviso, Vicenza e Padova. Le chiedo una informazione, noi ci siamo posizionati con un macchinario alle spalle che la gente si chiederà, magari quelli che sono già pratici del settore capiranno di cosa si tratta, ma chi magari si è sintonizzato con questo stato nel nostro canale dirà che cos'è quella macchina. Allora, questa macchina è una frangisassi, una macchina che macina praticamente roccia, sassi, asfalto e fanno profondità massima di 70 cm con una potenza di trattrice minima di 400 cavalli fino a 500-550 cavalli. Il materiale che esce da questa macchina praticamente per 70 cm è un materiale da 0 a 3 cm adatto soprattutto per fare poi il seminativo oppure per piantare oliveti, vigneti e qualsiasi altra coltivazione, insomma. Ecco. L'impressione secondo lei sulla fiera di Santa Lucia di Piave? La fiera di Santa Lucia di Piave anche quest'anno è ottima, un bel lavoro, tanta gente. Noi siamo, mio padre è 35-40 anni che la fa di continuo ogni anno, siamo sempre stati presenti in questa grande fiera. E noi ci fa molto molto piacere, diamo adito che è proprio una fiera molto, è una delle storiche fiere proprio venete, quindi dobbiamo fare portare sui nostri valori che sono le fiere venete. Allora, signor Valentini, qualora il telespettatore sia interessato all'acquisto di prodotti o di ulteriori informazioni sui vostri prodotti, cosa deve fare? Diamo un sito internet? Il nostro sito internet è www.valentinigroup.com.